E adesso siamo allo sport, calcio Coppa Italia. Ieri sera il Porto Croato ha sconfitto per 2-1 il Sud Tirol, ora dovrà affrontare la Lazio. Il Cittadella invece ha eliminato per 2-0 il Verona. Stefano Edel. Cambiano i giocatori, ma il Cittadella c'è sempre. E al primo appuntamento che conta della stagione, la Coppa Italia, i Granata Padovani interpretano bene lo spartito assegnato loro dal tecnico Foscarini. 2-0 al Verona, squadra di categoria inferiore che al tombolato paga dazio per una quasi totale assenza in zona gol. Berrettoni da solo non basta. Giannini aspetta rinforzi, almeno tre elementi, uno per reparto, e sconta la differenza sul piano tecnico nei confronti degli avversari, anche se alla fine polemizza sul risultato. Su rigore mi sembra che sia stato un metro fuori dall'area, visto che se vogliamo entrare proprio nei particolari, e il primo gol è sembrato un fuorigioco di rientro. Questo è quello che io ho visto. Basta meno di un quarto d'ora al Cittadella per mettere in discesa la partita. Lancio a rasoterra di Dalla Bona per Bellazzini, che di prima intenzione smarca sul filo del fuorigioco Perna, il quale infila Raffaeli in uscita. L'unico concreto pericolo alla porta di Pieroboni, i gialloblu lo portano alla scadere del primo tempo con Abate in mischia, ma il 41enne estremo difensore è bravissimo a salvarsi in angolo. Nella ripresa il raddoppio dei padroni di casa arriva al 25esimo su rigore concesso dall'arbitro Candussio per un fallo di Martinarini su Bellazzini. Doppia trasformazione dello stesso giocatore che spiazza Rafael prima a destra e poi a sinistra. Ora per Foscarini c'è il Brescia a fine ottobre, ma intanto il tecnico si gusta il successo. Sono contento dei ragazzi perché c'è stato l'impegno, c'è stato anche un buon gioco secondo me.